lunedì a tutti. Il pubblico di stasera lo saluto subito. Pensate, interamente composto da pezzi grossi della politica straniera che ridono di noi. Allora, speriamo di riuscire a mettervi la stessa allegria dei nostri politici. Fatevi un bel applauso di incoraggiamento a noi e a voi. Allora, questa sera parliamo della generosità del popolo italiano, un popolo così buono che non si limita al perdono, ma appena può si dedica anima e corpo al condono. Ne discutiamo con un volto della TV italiana che non è affatto il solito personaggio, anche se per molti, moltissimi, è certamente il solito idiota, Francesco Mandelli. Ciao Geppi, ciao, ciao a tutti, ciao. Ciao Geppi. Ciao Francesco. Pubblico, salutate Francesco. No, ma come fa? Ciao pubblico. Un pubblico molto educato. Bene, bene, giusto, ci vuole. Quindi chissà come ti troverai tu che stai avendo successo con un programma scorrettissimo come i soliti idioti. Allora, non vorrei che te ne avessi a male. Per iniziare va bene un ciao o cominciamo a insultarci? No. No, no, va benissimo un ciao. Calorosa. Va benissimo un ciao, va benissimo un ciao. Ciao, ci stai dentro, della stai zio, dentro, perché bella. Sei molto giovane. Della zia. Però stavamo andando bene. Hai rovinato tutto. No, però da padrona di casa, di Digidei, voglio accoglierti ricordando a tutti che venerdì esce al cinema il film dei soliti idioti attesi da tutti i grandi fan del programma. C'è una cosa che mi preme però chiederti, sì. Possiamo vedere la locandina del 4 film. Novembre, 4 novembre al cinema I soliti idioti. Ecco, sì, l'hai detto. Ecco, questa è la locandina, siete tu e Fabrizio Biggio, bella, bella, la foto sotto, soprattutto di quella sì. Sotto senza trucco. Sì, è un primo piano delle facce. Che tecniche usate per raggiungere questa intensità espressiva, Stanislavski o l'infodrenaggio? Stanislao, che è una cosa un po' a metà tra una liposuzione e un metodo recitativo. Ma di chi è stata l'idea? Cioè, uno ha avuto l'idea e l'altro ha detto, ma sì, facciamola. No, perché abbiamo fatto questa foto per gioco, la cosa è andata così. Noi l'abbiamo fatta veramente per gioco. È arrivato sul tavolo di Medusa e dei produttori che hanno detto: ok, questo è il vostro lato migliore, perché non metterlo sulla locandina mai del film? Mai fare le cose per gioco. Mai fare le cose per gioco. Non c'è di mezzo una foto o un video. Però nonostante un curriculum televisivo infinito, tu sei ancora offensivamente giovane, molto più giovane di me. Quindi è con astio e il livore che mi danno questi anni in più che leggo la tua biografia. Bene. Francesco Mandelli nasce nel 1979 e già dimostra subito qualche anno più della sua età. Debutta nel 98 conducendo un programma insieme ad Andrea Pezzi, dal quale poi si divide ottenendo l'affidamento del neurone. Recita poi... Dimmi. Ma mio di Pezzi il neurone? Mio, chiaramente. E tanto qua uno ne aveva, non si saprà mai la verità. Recita poi in Manuale d'amore, nella parte del segnalibro. È chitarra e voce degli Orange, cover band degli Oasis. Appena l'hanno scoperto gli Oasis, per la disperazione si sono sciolti nell'acido. Dopo il successo dei soliti idioti, Francesco sarà prestissimo al cinema. Stasera, ad esempio, andrà a vedere i Puffi in 3D. Grazie mille. È una vita intensa, chiaramente. È una vita molto intensa la tua. Dopo aver esaurito ogni curiosità sulla sua vita, da casa aspettano soltanto una cosa: esaurire ogni curiosità sull'attualità con il nostro sommario, i vostri titoli. Bossi è ora che va in pensione. Bossi è ora che va in pensione. Ci sono palazzi vuoti che sembrano dei carrozzoni. Ci sono palazzi vuoti che sembrano dei carrozzoni. Berlusconi non ha un piano B. Berlusconi non ha un piano B. Se io sono io e tu sei tu e la gente è la gente, perché fare polemica sulle polemiche? Se io sono io e tu sei tu e la gente è la gente, perché fare polemica sulle polemiche? Io faccio il Reiki, però l'ago non lo disdegno. Io faccio il Reiki, però l'ago non lo disdegno. Ecco, amica, una scelta di vita davvero equilibrata, a metà strada tra la scelta tra la medicina tradizionale giapponese e la tossicodipendenza. Molto brava, cara amica. Francesco, ma quale tra questi titoli ha colpito la tua immaginazione? Irriverent, Innovatin, Facin, da bravo ragazzo. Praticamente, guarda, gli ultimi due chiaramente se la giocano, anche se devo dire che la signora alla fine con questo colpo di coda del Reiki veramente mi ha stupito, quindi l'ultimo. E del lago sempre comunque. Adesso Francesco ti presento una persona che sarebbe perfetta per lavorare con te e Fabrizio, perché i soliti idioti non sono solo due, Matteo Bordone. Buonasera. L'applauso di incoraggiamento vero proprio.
una delle cose applauso migliori. Applauso la serata di beneficenza sì, che hanno fatto. Sì. Ma prenditelo pure. Cominciamo? Prego. Come si fa a far crescere, a stimolare il prodotto interno lordo del terzo paese dell'area euro, cioè l'Italia? Cioè come far girare un po' più di soldi in questo paese, secondo il governo, condonando evasioni e abusi. Il decreto sviluppo conterebbe e conterrebbe ben 12 condoni, peraltro cumulabili, non bisogna scegliere, che riguardano un po' tutto. Dichiarazioni dei redditi, canoni RAI, affissioni abusive, si condona qualunque cosa. Alcuni membri della maggioranza, irritati dalle indiscrezioni della stampa, hanno provato a smentire la notizia. Sì, solo che poi dopo si sono sbugiardati perché si è scoperto che nel decreto c'è un condono anche per le smentite. Allora, Francesco, 12 condoni, uno per ogni problema del paese, secondo te, o uno così per ogni segno zodiacale? Così. Sì, secondo me hanno semplicemente una scatola lì e pescano a caso 12 condoni. Questo è un po' il meccanismo, credo, della nostra politica, che può essere anche un punto di vista interessante. Interessante, me. Sì, è un aggettivo che è volato molto spesso oggi, secondo me, nei bar e negli uffici, quando hanno letto di questa notizia. E i più disfattisti infatti continuano a sostenere che tra le polemiche sui condoni, quelle sui tagli alle pensioni, il governo stia per cadere. Queste sono insinuazioni gratuite, perché l'atmosfera nel governo è serena, è rilassata, molto meglio di quella che avevamo già mostrato ieri sera, e ve lo dimostriamo subito collegandoci in diretta con il Consiglio dei Ministri, che sono affaccendati nel risolvere diciamo forse... Vabbè. Vabbè, i temi sono scottanti, anche le reazioni sono altrettanto calorose. Comunque, mentre un paio di ministri si domandano dove possono trovare un antidolorifico, noi domandiamo a voi qualcosa di molto più scottante, la nostra incandescente gran domanda di oggi. Nonostante le smentite nel decreto sviluppo, spuntano ben 12 condoni. Le viene voglia di mettere il governo alla porta o di mettere in regola la veranda? A spiegarvi come votare, un uomo per cui nessuno voterebbe. Paradossalmente, capisci? Volete... proprio un paradosso. Mandare il governo, mettere il governo alla porta, mandate un sms con scritto 1. Volete condonare la veranda, mandate un sms con scritto 2. Il numero è sempre il 478. 478-2. Ma Francesco, tratta bene quella foto, ricordati. Tu come ti schieri, Francesco? Per te questa è una buona occasione per uscire dalla crisi o per farci entrare nell'evasione? Non che non ci fossimo già dentro. Guarda, intanto averla una veranda da condonare. Io ancora non ce l'ho questa veranda, quindi purtroppo vado per la prima opzione, insomma. Per assenza di veranda? Per assenza di veranda, pensa a te come sono messo. Non hai un terrazzino un po' giuolo? Niente, non c'ho niente, c'ho un bilocale, quindi cosa c'è da condonare? Forse il bidet a questo punto. No, no, ti... no, guarda, che le... perché devi... no, perché è irregolare. Perché è un bidet tutto particolare, però insomma, per il momento... Ma stavamo parlando di verande, non no, del No, ma infatti, bidet. Anche perché io di bidet irregolari non ne voglio sapere niente nella vita mia. Però, insomma, questo condono attualissimo quest'oggi in Italia come la pizza, è un piatto nazionale di cui nessuno riesce a fare a meno per più di qualche settimana. Allora, proprio per capire quanto amate le sanatorie, siamo venuti da voi, amici per strada, a chiedervi un'opinione su questo tema delicato, quello del condono. Voi l'avete data, ma noi poi, perché siamo delle sagome, abbiamo chiesto di cambiare idea. E voi l'avete fatto, controlliamo con l'opinione rotante. Il governo ha allo studio 12 nuovi condoni. Lei è d'accordo? Sicuramente no. Lei? No, non sono d'accordo. Penso proprio di no, Se devo essere sincero, io non sono d'accordo per nulla su niente del governo. Daremo questo servizio anche al TG1. Può darmi una risposta più rassicurante? Il condono è una cosa bella perché comunque porterà dei privilegi ai cittadini. Certo, quindi tutto sommato il condono non è male. Tutto sommato il condono non è male. Meno male che il governo ha fatto sti condoni, così la gente si può ravvedere un pochino. Questo servizio andrà in onda anche al TG3. Può farmi una versione per la Berlinguer? Questo condono è proprio una mascalzonata, perché ne ha preso in giro per le persone. Mannaggia al condono e a chi se l'ha inventato. Mannaggia al condono e chi se l'ha inventato, te. Può aggiungere qualcosa di un po' più forte? No, dai, non mi fare dire le parolacce. Che già ne dico troppe. Il condono è un po' una c***ata. E la gente cangiante, per parlare di opinioni cangianti non ci basta solo la tua, vogliamo anche l'opinione a riguardo del nostro grande ospite di quest'oggi, Donato Carrisi. Buonasera Donato. E qua il mistero si fittisce, quindi è necessario la presenza di un giallista con anche delle sfumature da criminologo come te.
Beh, insomma, se dobbiamo parlare di condoni, la prima qualità del condono è quella di essere tombale, quindi io sono la persona più adatta in assoluto stasera. Perché mi unisci, diciamo, gli due estremi che fanno parte del concetto stesso che stiamo andando ad analizzare, così, con vaghezza? Sì, beh, più o meno, non ho capito qual è la domanda, ma va bene. Ma non sempre, bisogna capire per rispondere, come insegnano molti talk. Comunque, anche il governo, si teme, sarà costretto a cambiare idea un'altra volta. Allora, perché tanto lo sappiamo già noi, e lo sa anche il nostro presidente del Consiglio, Angela Merkel, questi primi 12 condoni non basteranno, ce ne vorranno degli altri. Allora, eccovi altri 5 condoni che verranno varati a breve. Per la mancata messa in sicurezza nei cantieri, pagamento di un caffè corretto. Per l'occultamento rifiuti tossici, rimbrotto con ditino alzato. Per i danni di Roma, taralluce e vino a carico dei Black Bloc. Per i licenziamenti senza giusta causa, una bella occhiataccia di disapprovazione. E condono tombale per i deputati acquistati prima di un voto di fiducia. E qua erano i conti. Bello. Ma allora, Francesco, il condono è un po' controverso, insomma, un po' un controsenso. In fondo è una legge che serve ad andare contro altre leggi, come un dietologo obeso, diciamo. Sì, in Italia, come si dice, fatta la legge, trovato l'inganno, no? Quindi questo mi sembra un po' la filosofia del condono. Donato, tu che unisci nel tuo mestiere legalità e illegalità, perdono e condono, come ti schieri su queste 5 opzioni che abbiamo ventilato? Hai qualcosa da aggiungere? Me ne aggiungerei una sesta. Io aggiungerei un bel condono sul trapianto di capelli e così abbiamo completato il quadro, insomma. Ma grande. Ci rientro per poco, però. Questa non è delicatezza da parte tua? Era bello. Tra l'altro noto che, insomma, il tuo libro semina delle vittime, caro Donato, perché guarda chi lo sta leggendo. Sono felicissimo. Donato Carrisi è insomma in libreria con il Tribunale delle Anime, è il suo ultimo romanzo che vi lascerà svegli la notte per capire chi è l'assassino. Io lo sto leggendo, quindi non dirmi niente, sennò come devi uccidere. No, guarda, ti stavo per dire l'assassino, però mi blocco. Ecco, l'assassino no, ma uno che non lo farà, ma sta per dire un'altra notizia ed è Matteo Bordone. È tutta una gran crisi, signora mia. Crisi di governo, forse, crisi del lavoro di sicuro, e dato che il lavoro manca, i pochi annunci di lavoro superstiti fanno notizia, creano polemico, anche perché non c'è più la dimestichezza con l'annuncio, un po' come col sonetto. E l'effetto è evidente. Putiferio scatenato dall'annuncio di lavoro per posto di tirocinante per gestione magazzino pubblicato dal Centro per l'Impiego di Livorno. Ai candidati, nell'annuncio vero, si richiede, testuali parole, di sentirsi inclini alla subordinazione. Sì, oltre all'informativa per la privacy, sul contratto di assunzione c'è anche una strana clausola che riguarda le pulizie di casa del capo ufficio. Però trovare un posto sicuro di lavoro è sempre più difficile e la competizione tra i candidati è davvero esasperata. Vi facciamo vedere delle riprese effettuate durante le selezioni per un posto a tempo indeterminato come cassiere in una nota catena di supermercati con una lunga consonante. Prego. Figuratevi quelli per il tempo pieno. Allora, Francesco, un consiglio per i tuoi coetanei in cerca di lavoro. Allora, stay angry, stay foolish o stay subordinati che all'inizio si patisce ma poi un lavoro alla fine uno ce l'ha? Ma no, patire proprio, insomma, piegarsi così senza alcun motivo, secondo me non è nemmeno giusto. È chiaro che uno deve avere degli obiettivi e capire se in quel momento è giusto scendere a un compromesso per raggiungere quell'obiettivo lì, ecco. Ecco, ho detto una cagata. No, è questa, ma mi hai stupito perché aveva un filo. Donato, tu che sei grande ospite e grande esperto di thriller, secondo te è davvero un delitto chiedere esplicitamente la subordinazione ai dipendenti? Beh, guarda, se lo chiede un'azienda che produce articoli per sadomasochisti va benissimo. Beh, insomma, che non so, non era il... In che senso? È l'unica possibilità, insomma, per la subordinazione accettata dal dipendente, dico. Ma poi se qualcuno ha provato a recarsi a Livorno a fare il colloquio per questa azienda, puoi controllare nel frattempo, così sì, diamo se vuoi, un sì. Aggiornamento in tempo reale. Ho visto che tra l'altro ha anche due ospiti vestiti uguali. Come mai questa cosa?
Non lo so, evidentemente va di moda la camicia azzurra col maglione. Siete molto alla moda, entrambi. Sai che moda proprio. Devo dire che questo annuncio, quello di Livorno, ha sollevato un mare di polemiche. Allora, vi assicuro che sono del tutto ingiustificate, visto che in giro ci sono degli annunci anche più assurdi. Allora, Francesco e Donato, sì, io vi sottoporrò alcuni annunci di lavoro. Voi dovrete dirmi se queste proposte indecenti sono vere o false. Ok. Allora, Donato, usa pure il tuo intuito di detective. Tu, Francesco, usa pure il tuo intuito di attore, quindi precario. Allora, il primo annuncio è questo. Cercasi benzinaio stagista, dovrà operare in prima persona nel piazzale e recepire le direttive impartite per il raggiungimento del risultato finale. Stipendio minimo nessuno. Vero. Falso. Ed è vero, verifichiamo su www.infojobs.it. Goditelo questo momento. Grazie. Di superiorità intellettuale nei confronti di Donato Carrisi. Giallista. Il secondo è questo. Il settore creativo del PD inizia la selezione per creativi junior. Si richiede discrezione. È previsto un rimborso spese di 400 euro mensili. Donato. Vero, vero. Vero, vero. E siamo al 2-1. Sì, vero. www.partitodemocratico.it potete verificare. E il terzo annuncio è questo. Centro massaggi cerca ragazze esperte. Si richiede spiccata comunicatività. Bella presenza, larghe vedute. Vero. Falso. E ha ragione Donato, che no! Qua. E siamo al pareggio, perché era vero, lo potete trovare su napoli.bacheca.it. E siamo a un pareggio, e questo è il quinto con cui si decidono le sorti di questa gara senza esclusione di colpi. Primario Colle Romano, zona Quirinale, cerca candidato ruolo di responsabilità, richiesta disponibilità immediata, astenersi, chansonnier milanesi, no perdi tempo. Verissimo. Falso. Allora, io guarderei un... È falso. Allora, falso è falso. Verifichiamolo da nessuna parte, perché non c'è da nessuna parte. Quindi si è concluso con un 3-2 questa gara? 3-2. Che poi è falso, nel senso che non c'è l'annuncio, ma stando alle ultime notizie mi sa che quel posto si libera davvero. Quindi esatto. Concettualmente ha ragione Donato. È un pari, è un pari. È un pari a livello emotivo. Concettualmente è un pari. Sì, allora, questo mercato del lavoro è sempre più caotico, sempre più confuso, come abbiamo visto da questi annunci. Ed è forse per questo che a trovare un'occupazione ormai sono proprio soltanto le persone più confuse. Allora, guardate chi ha strappato un posto ambito, gratificante e ben remunerato non più tardi di 20 ore fa in TV. Prego. La data mia è in romano. 1985. Ma è 900, scusa. Eh? Come fai a capire 900? Mi capisco, no? 1000. Mi ha detto quello del tatuaggio nel 1985. Ecco, perfetto. Grande. Un genio. Avete dei tatuaggi di cui discutere? No, io no. No, nulla, nessun tatuaggio. Donato? Io uno, ma non posso mostrarlo. Ah, hai capito. Ma però io sono sicura che sai di cosa, perché te lo sei fatto questo tatuaggio, non come quello. No, no, lo so benissimo, ma anche io non riesco ancora a comprenderne il significato. Chiama il tatuatore di quello. O chiama quello del Grande Fratello a questo punto. Che facciamo un bel summit di genialetti. Però adesso, amici da casa, è arrivato il momento di sapere qualcosa di voi. Allora, sappiamo che tenete sia al lavoro che alla vita in qualche modo erotica, perché come diceva Adriano Celentano, chi non lavora non fa l'amore. Quindi forse siete stati disposti nella vostra vita a fare delle cose strane per ottenere un lavoro. Raccontatecele queste volte strane. Chiamateci, il numero lo conoscete. 8, 4, 8, 90, 60, 90. Raccontateci della cosa più improbabile che avete fatto per ottenere un lavoro. Francesca da Treviso. Buonasera, bella zia, ciao zia. No, allora. Voglio dire, anche perché tu dicevi a Longio che era sicuramente più giovane di te, giusto? Ah, ma guarda, saremo grandi amiche io e te, eh? Sono molto più giovane anche io di te, mi dispiace. Ma sarai tante altre cose meno di me, mia cara. Chi può dirlo? Chi può dirlo? Tipo simpatica di sicuro. Francesca, quanti anni hai? Io ne ho 30, cara. 31 fine settimana. Fine settimana, sarà una fine settimana grandiosa. E come ti dimeni nella vita?
E mi divero a lavorare in un bellissimo bar di una grandissima libreria che c'è qui nella mia città. E che è una cosa bellissima, un lavoro che mi piace, è carino, no? Ho a che fare hai con la gente carino, tutti i giorni. Hai detto carino, 75 euro. No, niente fatto. È un euro, lo so che... Ho cioè, capito, non è che ma... se dovevo fare questo mestiere la gente è autorizzata a chiamarmi e insultarmi. Francesca, da Treviso, cara, raccontami la cosa più improbabile che abbiamo delle luci di atmosfera per questo tuo aneddoto, cara Francesca. Raccontami la cosa allora... più improbabile che hai fatto per ottenere un lavoro, mentre abbiamo gente qua la pleurite di Francesco Mandelli, protagonista. Sto morendo. Dai, Franci. Scusatemi, se muoio. Niente, io una volta ho fatto un colloquio di lavoro e mi è stato chiesto di chiudere gli occhi e come? Di immaginare come sarebbe stata la mia casa e la mia automobile da lì a 10 anni. E io ho risposto, funzionanti, non sono stata richiamata. È andata così. È vero che aveva recuperato almeno della curiosità, sì, in te. Sicuramente però male. Deve aver detto qualcosa di sbagliato prima attaccato? Di dare questa risposta. Ma no, perché giusta. Bisogna dare delle risposte fantasiose. Se uno dice funzionanti, quelli dicono, vedi, non ha progettualità, quelli del marketing. Non avevo selezione detto personale. Amico di Francesco da Treviso. Non siamo amici. Vediamo cosa ha da dirci Marco da Roma. Buonasera. Buonasera Marco. Marco? Ciao Geppi, ciao. Ciao Marco, come stai? Quanti anni hai? Verone, tutto bene, 25 anni, da Roma. Sì, e cosa fai? Allora, studio legge e per mantenermi lavoro come corriere, qua e là. E ridi però, felice. Che dobbiamo fare? E che esame stai studiando, Marco? Non ho capito, scusami. Che esame, intanto neanche io lo sento, però che esame stai studiando? Sto preparando procedura civile. Ah, che gradevole. Allora, sì, divertentissimo. Marco da Roma, raccontaci la cosa più improbabile che hai fatto per ottenere un lavoro. Vai Marco. Allora, per poter partecipare ad uno stage presso un notaio mi sono dovuto travestire da sexy segretaria e portare il caffè, le pratiche, tutte le varie cose. Mi sono dovuto travestire da sexy segretaria e portare i caffè, le pratiche, tutte le varie cose, una cosa terribile. Ma che lavoro era? Non lo so, non so quanto per fosse. Da un notaio. Io ho lavorato da un notaio e non mi hanno mai chiesto di fare queste cose. Ti sei travestita da Pony Expert che studia legge, però. Mi sono travestita da dottoressa in giurisprudenza, è stato il mio travestimento più complicato. Allora, viaggio da Roma. Viaggio. Viaggio? Sì, ti sento. Ciao. Beato. Allora, Biagio, quanti anni hai? 32. Cosa fai? Niente, al momento sono disoccupato. Grande. Sì, sono uno dei tanti. Lo so, vuoi dire qualche una parola di conforto, Francesco? Allora, posso dire pronti? Salve ministra. Donato, vuoi dare una parola di speranza a Biagio da Roma? No, nessuna, anche perché io ho cominciato scrivendo necrologi oppure annunci d'amore per un settimanale. A volte li invertivo, quindi facevo delle cose per... Perché era fogliana questa sovrapposizione. Allora, Biagio, dici la cosa più probabile che hai fatto per ottenere un lavoro. Allora, praticamente ho fatto un colloquio di lavoro, mi hanno chiesto dove cominciare la prova, però non avevano la divisa, ho preso 800 euro per un completo, giacca, 8 camicie, le scarpe, ho fatto mezza giornata e poi mi hanno detto ciao, grazie, arrivederci, in un negozio di lusso di Roma. Però sei un disoccupato molto molto elegante, Biagio. Beh, allora, non possiamo però chiudere questa giornata dedicata, questa pagina dedicata al lavoro senza dare uno spazio al faro di questa lunga notte della crisi occupazionale, perché il ministro del lavoro Maurizio Sacconi qualche giorno fa ha rilasciato un'intervista al mitologico Gigi Marzullo dove ha mostrato tutta la forza del suo pensiero in poche, chiare e decisive parole. Sono queste. Per chiudere, non è il suo primo libro. Perché le piace tanto scrivere, ministro? Ma perché ogni tanto sento il bisogno di ritornare, come dire, dall'esperienza ai valori e alla visione che devono poi orientare la nostra, a loro volta la nostra esperienza. Credo in questo rapporto continuo tra i valori, la visione, l'azione. Il fare è importante, ma il fare deve collocarsi
entro uno schema di valori ed entro una visione. Noi stiamo attraversando il guado e spesso lo dobbiamo fare nella notte scura che fa paura, come diceva una bella canzone, quanto è importante avere stelle polari e sono quelle antiche. Ma che meraviglia! Ma quest'uomo è un genio! È un genio quest'uomo, ragazzi! Al televoto. Ringrazio. Ma io vorrei sentire il parere di Donato Carrisi, perché visto che stava presentando il suo libro qua a Sacconi. Donato, tu hai capito qualcosa? Una? Credo che abbia raccontato il finale del mio libro. Questo è una grande perplessità. Questo è sì, drammatico. Ho riconosciuto. E quindi no, spero che non, insomma, levi la voglia di leggerlo, a leggerlo da qualcuno. Tu hai capito qualche cosa di quest'uomo? Ma queste sono secondo me sempre belle parole, quelle del ministro, a cui un mio commento secondo me sarebbe superfluo, abbiamo tutti capito. Sì, era chiaro, illuminante. Chiaro, quindi perché dover andare a così essere ridondante su delle parole così interessanti come l'azione? Siamo lontani dalla ridondanza, eccolo. Ma siamo vicini alla soluzione della gran domanda, certo. Perché il dato è tratto. Allora andiamo a rileggere la gran domanda di quest'oggi, che era questa: nonostante le smentite nel decreto sviluppo spuntano ben 12 condoni, le viene voglia di mettere il governo alla porta o di mettere in regola la veranda? E forse perché poche persone hanno la veranda vogliono mettere il governo alla porta, l'88% delle persone che oggi hanno scelto di votare. E adesso sta per giungere il momento in cui dall'aperitivo delle notizie di G-Day si passa al pasto completo del TG di Enrico Mentana, e con un'anteprima sulle notizie che sta per servirvi. E sono queste: Berlusconi pronta la lettera per rassicurare l'Unione Europea, per sicurezza sarà firmata un amico. E scienziati italiani stabiliscono che la mummia Ozzi morì 32.000 anni fa. Colpito da una freccia, ma stasera porta a porta zio Michele dirà di essere stato lui. Presentata oggi la Fiat Fremont della polizia, funziona molto bene, pur di non salirci alcuni malviventi si sono costituiti direttamente in caserma. Nuovo lutto nel mondo della musica, è uscito il nuovo video degli Zero Assoluto. Io ringrazio Francesco Mandelli, ringrazio Donato Carrisi per essere stato qua, ringrazio Matteo Bordone. E noi ci vediamo domani per un altro Baluginante G-Day. Ciao!